inauguriamo con la proiezione dei primi quattro cortometraggi, il concorso internazionale per l'appunto dei corti nell'ambito della terza edizione del Mazzarelli Art Festival. Li vedremo uno dopo l'altro, li conosceremo in questo modo e poi saluti finali. Questa manifestazione è stata fortemente voluta sia da noi che da Antonio, che ci ha cercato e che con un grandissimo entusiasmo e amore per questa città ovviamente ci ha coinvolto. L'abbiamo voluto sostenere con grande forza perché ci crediamo, vogliamo che cresca e che diventi una manifestazione importante per Marina di Ragusa. Il personaggio che più mi è rimasto impresso e un po' che mi porto dietro anche nelle varie interpretazioni è il barone Cammarata del Ritorno di Cagliostro. È stato un personaggio che mi è rimasto dentro appunto per questo mio modo di esprimere quello che sono io, poi in fin dei conti. Il caso Spampinato rappresenta invece forse un caso esemplare di come una persona che fa il suo dovere viene ucciso da una comunità, da un'omertà, da una mafia, da un neofascismo negli anni in cui tutto questo aveva un certo peso in una piccola provincia della Sicilia sudorientale, un caso esemplare da mandare a memoria. Devo dire che mi ha molto sorpreso questo giovanissimo festival perché c'ha un clima e anche un... Sì, intanto siete tutti dei ragazzi giovani, simpatici, svegli e anche c'è un amore per questo lavoro, per il cinema, per il territorio. Antonio è veramente una persona speciale. Secondo me è un ragazzo che bisogna aiutare, è entusiasta, è onesto, è serio, mi sono divertito, mi è piaciuto. E la memoria non è qualcosa di passivo, la memoria è qualcosa che ha, che vive sempre di un presente che si rinnova e che si riconfigura a partire dal grado di consapevolezza che noi abbiamo di quello che è successo nel passato. E tale fora sti pezzi e merda, che fanno feto!